Amici e amiche di Sportme, benvenuti dal Marullo per Juvenilia Rocche Nere, quarta giornata del campionato di seconda categoria. Juvenilia che proviene da due vittorie consecutive, che oggi si schiera con Terranova, Villari, Aiello, Postorino, Trifoglio, Mazzeo, Leardo, Bonaccorso, Spuria, Siano e Velardi. Rispondono gli ospiti con Miceli, Fimognari, Scarcella, Irrera, Giandolfo. Santoro, Antonino Briguglio, Giuseppe Briguglio, Aloisi, Uscenti e Amante Incontro che sarà diretto dal signor Alberto Casabona della sezione 10 Reale Siamo pronti a partire, gioca il primo pallone il Rocche Nere In attacco la Juvenilia, riceve Mazzeo che prova a liberarsi Tocco per Velardi da questi a buon accorso che sopra un avversario poi carica il destro Arriva la prima parata di Micheli. Punizione Rocche affidata a Giuseppe Briguglio che vuole il lancio profondo, sfera che arriva in aria, arriva una deviazione e poi libera Leardo ancora un colpo di testa e alla fine blocca tutto Terranova, rinvio di Miceli a cercare un compagno, Leardo serve involontariamente a Loisi che cerca spazi, ancora Loisi, pallone facile per Terranova, attenzione al break del Rocche che riparte con uscenti, prova il tiro il 10. Pallone che però termina fuori. Riceve Aloisi che fa la sponda per amante. Prova il destro l'11. Ancora un'occasione che sfuma. Punizione Rocke Nere. Giuseppe Briguglio per amante. Pallone deviato. Possesso ancora Rosa Nero. C'è il suggerimento in avanti per Aloisi. Aloisi col mancino. Ad un passo dall'1 a 0 il Rocke Nere. Possesso Rocke che può ripartire con amante. Sopra un avversario. C'è il pallone interessante per uscenti. Attenzione alla progressione del 10 che supera Terranova e fa 1-0. La sblocca così il Rocche Nere. Rivediamo il destro in area di Uscenti che ha superato Terranova. Colpo di testa di Santoro, attenzione alla pressione di Velardi che recupera il pallone, supera Santoro, ancora Velardi in area di rigore. Velardi col destro. Rimette tutto in parità il 10 ed è 1-1 a 1 fra Juvenilia e Rocchenere. Rivediamo il tiro in area di rigore di Velardi che ha superato Miceli. Amante va in progressione sulla sinistra, lo insegue Postorino che poi lo atterra ed è calcio di rigore per il Rocchenere. Ammonito anche il numero 6 della Juvenilia. Rivediamo il contatto fra Amante e Postorino, che qui ha esagerato sul proprio avversario. Dagli 11 metri si presenta Amante che spiazza Terranova e fa 2 a 1. Esulta togliendosi anche la maglia il numero 11. Rockenere che passa di nuovo in vantaggio. Rivediamo il destro di Amante che ha superato Terranova partita che ricomincia a batte la Juvenilia riceve buon accorso che però si fa anticipare da Giuseppe Briguglio riparte il break del Rocche Nere ancora con Giuseppe Briguglio che supera un altro avversario a campo davanti il numero 8 che adesso cerca il suggerimento per Fimognari controllo col Mancino arriva il tiro pallone che però termina troppo alto si gioca nella metà campo della Juvenilia recupera il possesso Irrera che può far ripartire i suoi ancora Irrera la sterzata lo scarico per Uscenti che controlla va al tiro una deviazione che inganna Terranova ed è 3 a 1 per il Rocche Nere. Rivediamo il controllo di uscenti e poi il tiro. Deviato di testa da Aiello. Traiettoria che inganna Terranova. Adesso deve reagire la Juvenilia che recupera con Velardi. Pallone interessante per Romeo che corre sulla sinistra. Ancora Romeo, vince un duello. Cerca un pallone per Siano che controlla in aria. Ancora Siano. Arriva Velardi, può respingere Miceli. Il pallone rimane lì e ancora Siano ad insaccare per la Juvenilia. Accorciano le distanze i peloritani. E lo fanno grazie al numero 9. Rivediamo il contrasto di Siano, che poi ha insaccato alle spalle di Miceli. Attenzione al rocche nere: pallone per Carnabucci che ci prova col mancino. Graziato dal palo Terranova che poi blocca la sfera. Porta palla Mazzeo, c'è il suggerimento in verticale per Siano, stop a favore di Romeo che supera un avversario, ancora Romeo. Manca di poco la porta. Irrera cerca il suggerimento per Fimognari, ci prova col sinistro e poi la super parata di Terranova a salvare la Juvenilia. Calcio d'angolo per gli ospiti, arriva il traversone in aria stacco di testa. Neutralizzato, sempre da Terranova. Punizione Juvenilia, pronto a partire Romeo. C'è una deviazione che favorisce Aiello. La riporta lui in parità ed è 3 a 3 fra Juvenilia e Rocche Nere. Esulta così il difensore che si leva anche la maglia. Juvenilia che rimonta un doppio svantaggio e che ritorna ufficialmente in partita. Rivediamo la deviazione che ha favorito Aiello, che ha anticipato tutti e ha insaccato alle spalle di Micheli. Punizione Juvenilia parte Velardi. Ma si salva in qualche modo il Rocche Nere. Ancora Juvenilia, traversone interessante nella zona di Romeo. Vicinissimo al quarto gol la formazione padrona di casa. Finisce così al Marullo. Pareggio fra Juvenilia e Rocche Nere con tanti gol e tanto spettacolo.